Cari amici di Opera Click, siamo qui presso il Teatro Grande di Brescia, magnifico Teatro Grande, luogo che segnò esattamente 110 anni fa la riscossa di Madama Butterfly dopo il fiasco che segnò il suo esordio alla Scala di Milano. E tra poche ore il maestro Giampaolo Bisanti salirà sul podio proprio per dirigere la prova generale di quest'opera pucciniana. E ne approfittiamo, siamo qui in sua compagnia, e ne approfittiamo per fargli qualche domanda. Prova delle sensazioni particolari, pensando, immaginando ciò che accade esattamente qui la sera del 28 maggio 1904? Assolutamente sì, intanto ben trovati a tutti. Grazie. È il terzo anno che sono qua a Brescia per diverse produzioni, questa è la più speciale, perché sarà un luogo comune, ma entrare in un teatro che ha visto il consacrarsi del successo di questo titolo è un'emozione assolutamente, assolutamente indescrivibile. Soprattutto perché Giacomo Puccini ha vidimato la sua fama con questo titolo dopo il grandissimo successo di Tosca e dopo la debacle che c'è stata con la prima esecuzione al Teatro alla Scala, per cui l'emozione è grandissima e siamo felicissimi di essere qua per questo lavoro. E dal punto di vista musicale e teatrale, ritiene giustificato il fiasco che quest'opera pucciniana riscosse al suo debutto? Ma io credo che i fiaschi debbano essere sempre decodificati e inscritti nel periodo in cui sono avvenuti. I fiaschi seguono, come dire, sono naturale conseguenza di correnti di pensiero, proprio da un punto di vista sociologico, di quello che veniva percepito ai tempi. Non dimentichiamo che capolavori che noi consideriamo al giorno d'oggi somme opere d'arte spesso venivano contestate nella loro contemporaneità. Io faccio un parallelismo sicuramente non diretto all'opera lirica, ma mi viene in mente il fiasco che ebbe Stravinsky a Parigi nell'esecuzione della prima esecuzione della sua Sagra della Primavera, dove il pubblico, inorridito da un linguaggio a lui non consono e familiare, cominciò a disturbare l'esecuzione già dalle prime battute. E ovviamente, come tutti sappiamo, quest'opera è entrata nel Certo, gota delle migliori opere d'arte del Novecento. Quindi anche qui bisogna vedere. Io non concordo ovviamente, anche perché poi il successo che ha riscosso quest'opera nei decenni a venire ha dato merito a quello che effettivamente è. ma secondo lei quali furono gli interventi principali apportati da Puccini alla partitura e che alla prova dei fatti risultarono vincenti? Sì, spesso si corre ai ripari. Questi compositori avevano dei vincoli contrattuali, dovevano produrre, soprattutto dovevano essere un po', come dire, al servizio di quello che gli impresari o il sentimento popolare richiedeva in termini iconografici, in termini di linguaggio, eccetera, eccetera. Devo dire che con l'inserimento del coro a bocca chiusa, del Dio fiorito Asil e degli inserimenti un po' più pleonastici, ecco, della Madama Butterfly, Puccini ha colto nel segno ed è riuscito a dare più unitarietà alla partitura di come fosse percepita la prima volta. E secondo lei, come mai in seguito portò ulteriori modifiche? Esistono almeno altre tre Sì, versioni? anche più di tre, anche Esatto. più di tre. E quindi. Alcune cose le riteneva assolutamente, ripeto, uso lo stesso termine, pleonastiche, alcune cose che tendevano un pochettino a spezzare l'andamento drammaturgico della trama. Per cui da buon artigiano della musica e da buon conoscitore dei sentimenti del pubblico e delle richieste soprattutto dell'editore, riuscì a trovare un buon equilibrio e lasciare ai posteri una versione di Madama Butterfly che è risultata vincente da tutti i punti di vista. E quali sono le difficoltà maggiori che deve superare un direttore quando dirige Butterfly? La partitura è precisa, rigorosa nelle indicazioni oppure lascia un po' di libertà?
Questa è una domanda che, come dire, avrebbe bisogno di una risposta molto prolissa e copiosa. Io cerco di enucleare in pochi, non in pochi termini. Tempo. No, no, assolutamente non mi permetterei mai. Toscanini affermava che la Madama Butterfly è l'opera di Puccini più difficile da dirigere da un punto di vista proprio di fedeltà al testo e interpretativa, oltre alle... alle componenti che un direttore deve avere, che conosciamo tutti, quindi il carisma, il gesto, l'aspetto interpretativo, la sicurezza. Madama Butterfly ha delle grossissime difficoltà, in quanto è non è un'opera da un punto di vista dell'impatto sonoro e strumentale monumentale come potrebbe essere Turandot, come potrebbe essere Manon Lescaut in certi aspetti, o Bohème, per cui la ricerca dell'aspetto intimistico, del giusto equilibrio e soprattutto del rispetto delle indicazioni didascaliche, agogiche, metronomiche di Puccini è il primo come dire, compito che il direttore deve avere. Poi, ovviamente, io credo che l'interpretazione di un brano riporti la firma del direttore non perché questo, come dire, sostituisca un piano al posto di un forte o prediliga tempi più o meno comodi rispetto a come si è abituati a sentire. Io credo che lo scavare nello stile letterario e agevolare il canto e l'impatto drammaturgico sia il primo, come dire, il primo compito che un direttore d'orchestra deve svolgere, e Madama Butterfly è il titolo che presenta più gap in assoluto. E, nella sua carriera ha diretto musiche degli autori più disparati, ma negli ultimi anni i suoi molteplici impegni si sono divisi soprattutto fra Verdi e Puccini, tra opere verdiane e opere pucciniane. Differenze e punti di contatto fra questi due grandi compositori? Sì, dal punto di vista, dal suo punto di assolutamente. Vista, dal punto di vista direttoriale. Lasciando perdere, tralasciando, come dire, una sorta di anamnesi musicologica, perché di questi autori si è parlato e in abbondanza, io credo che obiettivamente il punto di incontro tra Verdi e Puccini, sappiamo che Puccini dopo la consacrazione di Tosca nel Novecento è come dire, entrato di diritto nella considerazione che fosse l'erede naturale di Verdi. Il punto d'incontro tra loro due, tra i due tipi di pensiero, è sicuramente la ricerca del fine drammaturgico. Il punto di distacco, ossia il punto che li differenzia maggiormente, è ovviamente la ricerca e il linguaggio. Diciamo che Verdi è sempre nel periodo storico in cui operava, è sempre stato molto deferente nei confronti dell'artigianato e del modus operandi dell'epoca da un punto di vista proprio compositivo, mentre Puccini si è trovato in un'altra in un altro contesto. Teniamo conto che durante il periodo pucciniano Oltre Alpe cominciava già a sedimentarsi fortemente una sorta di decadenza, chiamiamo un periodo decadentistico. Io parlo della musica colta, soprattutto sinfonica, nei primi del Novecento c'era già il primo humus di quella che poi diventerà la seconda scuola di Vienna, e di riflesso la ricerca dell'intelligenza viennese di nuovi linguaggi. Lo stesso Alban Berg si chiedeva: io come faccio a comporre un'opera lirica e a musicare un dramma nel momento in cui non posso utilizzare un linguaggio consolidato, un codice consolidato che era quello tonale, che non dimentichiamoci è durato poco più di due secoli. Ecco, Puccini, seppur rimanendo nei confini italiani, si chiedeva proprio questo, e si è dovuto anche un attimino adattare, cercando, pur con un impianto, con un linguaggio a noi vicino, una direzione nuova. Prendiamo le prime battute di Turandot, prendiamo certi risultati da un punto di vista proprio armonico, strutturale, delle sue opere più conosciute,
sentiamo e vediamo che c'è una decodificazione diversa del linguaggio e quindi rispetto a Verdi lui sta prendendo un'altra strada perché non poteva fare altrimenti. Certo. Lei dirige più opere liriche che musica sinfonica. È una sua precisa volontà dettata da una personale predilezione per il teatro musicale oppure la scelta del repertorio è dettata anche da altri fattori? Io mi sono innamorato dell'opera da quando ero piccolo e devo dire che la scelta di dirigere più opera che repertorio sinfonico è una scelta dettata da esigenze proprio di scrittura di calendario, nel senso che io mi sono appassionato e sto dando tutto me stesso nell'opera, ma non disegno assolutamente il sinfonico. Certo. che ho diretto molto e che dirigo comunque. A questo punto ci sorge anche la curiosità di come le nacque la passione per l'opera. Questa è una bella storia. Mio papà veniva dal sud, è nato negli anni 30 in una situazione socio-economica che tutti sappiamo e ha messo al mondo 11 figli, io sono il primo di 11 figli a cui ha inculcato da subito la passione, la sua propria personale passione per la musica. Mio papà aveva una bellissima voce da tenore, nel senso che quando cantava tremavano i vetri, non ha potuto per motivi ovvi di sostentamento in un contesto sociale molto difficile perseguire questa sua passione, però l'ha subito trasmessa ai figli, per cui io sono entrato in una scuola civica con il clarinetto, perché io vengo dal clarinetto, e i miei fratelli a ruota sono stati instradati alla musica, al conservatorio, eccetera, eccetera. Poi a chi è piaciuto è andato avanti a fare il musicista, a chi non è piaciuto si sono dedicati a strade diverse, per cui chi ha dato il via è stato mio papà, di cui conservo ancora a casa i suoi vecchissimi canto e piano ricordi con tutte le sue indicazioni. Grande papà, insomma. Sì, mio papà, in questo caso è stato una bellissima storia, il faro della mia vita. Secondo lei si può essere ottimi direttori dirigendo un po' di tutto oppure è necessario specializzarsi un po' come sta facendo lei su qualche specifico autore? Assolutamente no. Io credo, e questo lo affermo sempre a gran voce, faccio un piccolo esempio con la mia esperienza personale. Ho cominciato a fare le mie prime esperienze piccolissime da quando avevo poco meno di 20 anni. A quel tempo vedevo tutto in maniera molto leggera, nel senso dirigere l'ouverture del Flauto Magico sembrava la cosa più facile che potesse esistere. Con gli anni, col tempo e con l'esperienza mi sono accorto che la tale complessità di determinate partiture diventava quasi un limite insormontabile. Io sono assolutamente convinto che un direttore d'orchestra non sia nato per dirigere tutto, anche perché dipende da quello che ti scorre nelle vene, dall'essere più o meno drammatico, dall'essere più o meno patetico. Un po' come per un cantante. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io credo che dirigere Le nozze di Figaro sia una delle operazioni più difficili per un direttore d'orchestra, in quanto deve trovare equilibrio, senso del teatro, eccetera, eccetera. Dirigere Puccini bisogna avere nel braccio e nelle vene un'impostazione drammatica, patetica, bisogna avere attitudine per quello che si fa, per cui è giusto abbracciare tutti gli stili, è giusto studiare e mettersi in discussione sempre, ma è anche giusto delimitare il proprio repertorio. Quindi passare da Mozart a Puccini piuttosto che dal barocco a Leoncavallo, cioè, si corrono dei rischi. Assolutamente, diciamo che il mondo al giorno d'oggi corre molto più velocemente, per cui se una volta si poteva anche trovare il tempo di poter dire no, Mozart o Wagner li affronto fra 3 anni, li affronto 4 anni, ora il nostro ambiente, chiamiamolo così, ti richiede dal giorno, da oggi a domani, ti richiede di affrontare o di dirigere una certa partitura. Spesso è molto difficile declinare questa cosa, ma il vero musicista intelligente deve assolutamente capire e decodificare qual è il suo proprio repertorio e sfruttare al massimo le proprie potenzialità in quel repertorio. Certo.
Spesso nel mondo del lavoro in generale si usa dire spazio ai giovani, un modo di dire che non mi pare si adatti benissimo alla vostra categoria. C'è la tendenza, soprattutto da parte della critica e dei melomani, a considerare grandissimi direttori di orchestra con alle spalle almeno 30 anni di carriera prestigiosa. A volte ho come l'impressione che per entrare nell'Olimpo dei direttori uno debba avere la fortuna di vivere e dirigere sino a 90 anni, oppure, come triste alternativa, sì, morire prematuramente sul podio. Spero non sia sì, troppo scaramantico. Poi qualcun altro decide della nostra vita, di quanto certo, dobbiamo rimanere su questo mondo. Sì, battuta, però, secondo me... Sì, insomma, si sono accesi dibattiti molto, 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 molto ampli su questa, su questa tematica. Lei, facendo questa domanda, mi fa venire in mente una frase storica di Karajan. Karajan era una persona che non parlava tanto, ma quando diceva qualche cosa sapeva perfettamente dove andare a parare. Lui diceva due cose, e mi attacco subito alla sua domanda. Primo, che il direttore d'orchestra, lui usa un termine tedesco che è Facharbeiter, che vuol dire un lavoratore specializzato. Lui dice, il direttore d'orchestra è un lavoratore specializzato che ha bisogno di un ventennio di apprendistato prima di poter veramente andare davanti a un'orchestra ed esprimere il proprio punto di vista. I tempi sono cambiati, nel senso che probabilmente 20 anni sono troppi, però io sono sempre stato partigiano della gavetta. Il direttore d'orchestra deve sviluppare le proprie potenzialità davanti a un'orchestra, lavorando giorno dopo giorno, mettendosi in discussione. Non funziona lo specchio, o non funziona il rapporto, perché non c'è rapporto, hai solo una bacchetta in mano, spesso anche senza. Non funziona ciò che il violinista o il clarinettista, vengo dal clarinetto, come ho detto, per cui io lavoravo con il mio strumento, certo, e creavo una sinergia con il mio strumento. Lo strumento del direttore d'orchestra è l'orchestra, per cui tutto ciò che gestualmente davanti a uno specchio o da solo funziona, ci accorgiamo che davanti a un organismo compatto e organizzato a volte può non funzionare. Per cui l'esperienza, la maturazione, sia in termini di cultura personale, oltre che di erudizione, sia in termini di sicurezza, deve essere sviluppata negli anni con una buona gavetta che ti permetta di andare davanti al tuo strumento e avere la sicurezza, la giusta autorità, il giusto carisma e le idee chiare su quello che tu vuoi ottenere. Per cui... E Karajan diceva anche un'altra cosa, diceva, se Dio vede che un uomo ha tanto ancora da esprimere e da dire, e il suo fisico lo sta per abbandonare, Dio ha il dovere di concedergli una seconda vita. Per cui mi rifaccio la sua domanda sui 90 anni o certo, sulle scomparse premature. Io credo che un direttore d'orchestra a 90 anni, se ha ancora qualcosa da dire, lo può dire tranquillamente. Certo, ma per quel che concerne, lei ha accennato al gesto direttoriale. Quanto si impara a scuola del gesto e quanto invece è una cosa propria, diciamo, legata magari al proprio istinto? La disciplina della direzione d'orchestra rispetto allo strumento è una disciplina talmente intanto opinabile e talmente fumosa da insegnare, perché è chiaro che il rudimento tecnico deve essere assolutamente percepito, in quanto l'orchestra decodifica subito il tempo, le intenzioni dal braccio destro, e quindi la coordinata che il gesto deve disegnare per decodificare proprio la mensuralizzazione della musica, e quindi oltre che la divisione metrica, tutte le indicazioni agogiche, è assolutamente imprescindibile. Per cui il direttore d'orchestra deve partire dalla tecnica, creare un gesto che poi con la propria sensibilità, col proprio talento, con la propria attitudine farà suo e personale. Tutto il resto è un qualche cosa che viene... Che scaturisce da solo dall'esperienza, il rapportarsi con un'orchestra, il rapportarsi con una terza dimensione che è quella del palcoscenico, quindi capire qual è la difficoltà dell'emissione del suono dei cantanti, capire qual è la difficoltà dell'emissione del suono di un corno rispetto a un violino, rispetto a un'arpa. Ecco, per cui io credo che bisogna sempre fare esperienza d'orchestra diversi anni, quindi trovarsi, come dico io, dall'altra parte della barricata per capire
quello che tu un giorno sarai chiamato a fare lì sopra. L'aspetto tecnico e poi l'aspetto personale, intimo, interpretativo e carismatico che, se c'è, verrà fuori col tempo, se non c'è, non verrà mai. Lei ha già diversi anni di esperienza alle spalle, premettendo che è uno dei direttori più apprezzati in maniera piuttosto unanime da parte della critica e degli appassionati, mi interesserebbe sapere se si ritiene soddisfatto di quanto fatto sino ad oggi e cosa si auspica per il suo futuro professionale. Io sono molto soddisfatto perché ho affrontato questa difficilissima professione, che poi teniamo conto che la professione di direttore d'orchestra prevede diverse sfaccettature che non sono soltanto quelle che tu dimostri sul podio. Il direttore d'orchestra si deve relazionare, deve con il suo carisma e con le sue attitudini essere un po' il padre spirituale dell'opera che sta affrontando. Io sono molto soddisfatto del percorso perché ho al mio attivo tantissimi anni di studi di ogni tipo. Ho affrontato dei concorsi molto importanti con successo e quindi da giovane mi sono messo su un podio e ho cercato di dimostrare quello che valevo. E soprattutto ho per 6-7 anni di seguito mi sono allenato in sordina in piccoli teatri, chiamiamoli di provincia, anche se non amo questo termine, per essere pronto per i grandi teatri, per gli enti lirici che poi sono arrivati gradualmente da diversi anni. Per cui nel futuro mi aspetto ovviamente sempre meglio, soprattutto mi aspetto da me stesso un mettermi sempre in discussione e non dare mai per scontato, trovare sempre una chiave di lettura nuova, una chiave di lettura fedele a quello che il compositore richiede, e fare musica sempre con grande serenità e col sorriso, che è la cosa più importante in assoluto. Sì. Lei lavora molto in Italia, e viste le difficoltà in cui versa il mondo musicale nel nostro paese, mi domando se non le sia mai venuta la tentazione di emigrare, di scappare. Il verbo emigrare è molto d'uso al giorno d'oggi. Io ho stabilizzato ormai da diverso tempo la mia carriera nei teatri italiani, anche se io non sento il bisogno di fare la valigia e andare via, perché sarei cinico a dirlo. Io in Italia lavoro tanto, lavoro bene e sento comunque il fermento della le opere sono nate qui. Certo. Le nostre opere sono nate qui e io non si può prescindere. Ho la fortuna di dirigere Madama Butterfly al Teatro di Brescia. Che non è da tutti. Io auspico e sono già in procinto di fare emigrazioni temporanee nei grandi teatri europei, dove sono già scritturato per il futuro, tipo Deutsche Oper Berlino. Io vado a Stoccolma al teatro, al Royal Opera House di Stoccolma ormai da 3 anni, mi sto allargando anche alla Scandinavia e passo passo mi sto facendo strada anche all'estero, ma il termine proprio emigrare no, io sono in Italia, vivo in Italia. E quali sono le differenze sostanziali dal lavorare in Italia, nei teatri italiani, piuttosto che all'estero? Allora, all'estero hanno una produzione molto copiosa. Io credo che ci sia al giorno d'oggi una moria di guide che sappiano trasmettere alle maestranze le peculiarità della tradizione che noi abbiamo. Io sovente ascolto tosche, bohème, traviate che sono da un punto di vista proprio interpretativo abbastanza noiose. Noiose non perché manchi il piglio o l'estro di chi le conduce, ma essendo teatri che producono tanto, il fatto di produrre tanto implica un minor numero di prove e secondo me una minore concentrazione su quello che è il linguaggio, che è il messaggio della partitura. Io sono stato molto felice di riscontrare l'anno scorso a Stoccolma, durante una produzione di Stifelio di Verdi, che è un'opera piuttosto scura, crepuscolare, abbastanza desueta e con un linguaggio un po' avveniristico,
di fronte a, come dire, a dispetto di un libretto abbastanza semplice con dei segnali drammaturgici molto forti e ben circostanziati, ho avuto proprio la gioia di vedere negli occhi degli orchestrali, dei coristi, dei cantanti che non erano italiani, l'avere appreso un qualche cosa che probabilmente nessuno gli aveva mai detto prima. Che cosa c'è dietro a quella musica, che è la cosa più importante, senza star lì a fare proseliti o lezioni. Certo. Perché le orchestre non vogliono lezioni, le orchestre vogliono il braccio e la chiarezza. Ma nel momento in cui io prendo la quinta di Shostakovich e dico qui Shostakovich in questo Requiem piangeva, io comunico un messaggio che magari era stato fino ad ora ignorato da tante persone, da me stesso in primis. Certo. Per cui la differenza tra, nel repertorio italiano intendo, sì, tra quello che noi decodifichiamo e instauriamo come lavoro rispetto magari ad altri teatri è a volte un po' la scarsa conoscenza della genesi della nostra musica. Certo, certo. E come si lavora qui al Teatro Grande? Benissimo. Benissimo, benissimo. Come ho detto, questa è la mia terza esperienza nel circuito lombardo consecutiva, sì, e la seconda opera che è partita, la seconda produzione che parte da Brescia. Quindi dopo Brescia? Dopo Brescia andiamo a Cremona, poi passa per Reggio Emilia, Como e Pavia. E si lavora benissimo. Io ogni volta che entro in questo teatro rimango senza fiato. Teatro è stupendo. L'organizzazione è impeccabile. Si lavora bene, tanto e col sorriso e con grande serenità. Dipende sempre poi anche come tu ti rapporti ai colleghi, ai registi, ai cantanti, all'orchestra. È tutta una questione di sinergia tra di noi. Certo. Beh, a tal proposito, spesso ci si immagina i direttori dell'orchestra come dei musicisti inflessibili, spesso burberi, a quali i cantanti devono guardare con timore e il pubblico con religioso rispetto. Possiamo dire che l'epoca di quei direttori d'orchestra è un po' orse, si è definitivamente estinta, un po' orsi, passata. Ah, sì. Sì. È assolutamente anacronistico. Ecco, i rapporti con i cantanti. Assolutamente, noi dobbiamo renderci conto, collaborazione, immagino, esatto. Non di... Noi dobbiamo assolutamente renderci conto che il cantante è colui che canta l'opera, è colui che impersona il personaggio ed è colui che ha sostanzialmente il ruolo più arduo da tanti punti di vista, psicologico, fisico. Potrei soffermarmi tanto su questa domanda, ma sarò brevissimo. Uh-huh. L'autorità non è autorevolezza, come la semplicità, certo, non è semplicismo. Assolutamente, per questo cui, in tutti i campi. Assolutamente. Il leader è colui che aiuta, è colui che spinge, è colui che instrada, colui che sta guidando. Certo. Per cui nel momento in cui dal leader c'è l'esempio, da essere... come dire, sempre, questo esempio deve essere sempre sviluppato con grande naturalezza e con grande tranquillità. Se il direttore è autoritario in maniera negativa, perché probabilmente o è così di carattere e quindi si deve assolutamente ridimensionare, o ha delle insicurezze latenti, perché nel momento in cui tu sei sicuro del tuo lavoro e sai che l'organismo che tu stai guidando, gli organismi che tu stai guidando hanno una forte identità e una forte preparazione, il direttore d'orchestra deve essere una guida. Io lo dico sempre, la barca a vela quando ha il vento a favore va liscia, non c'è niente da fare. Nel momento in cui cambia il vento, il direttore d'orchestra interviene, ma sempre con grande rispetto reciproco. Sono d'accordo anche su questo. Ma secondo lei cosa si potrebbe fare per risollevare le sorti dei teatri d'opera in Italia? Anche se bisogna dire che anche all'estero adesso cominciano ad avere anche dei problemi. Bisognerebbe, secondo me, trovare un altro una via d'uscita, un altro sistema per ottimizzare il lavoro di tutti e probabilmente anche incrementarlo. Perché il sentimento che io percepisco in giro per l'Italia è quello di vogliamo lavorare di più, vogliamo produrre di più, vogliamo essere messi nelle condizioni di lavorare bene. Tutto qua.
Poi i teatri comunque funzionano, i teatri hanno la loro storia, la loro identità, la loro macchina organizzata che va avanti da sola. Siamo arrivati a un punto in cui bisogna cambiare verso, pur mantenendo tutto ciò che abbiamo fatto finora. Incrementare il lavoro e coinvolgere di più la generazione dei giovani. Certo. Con esperimenti, chiamiamoli così, che possono attirare. L'opera lirica è ancora vista come un'oasi nel deserto, uno spettacolo che non attrae, uno spettacolo di un ambiente di nicchia, un qualche cosa che ancora non fa breccia sui giovani. Bisogna partire dalle scuole. Però i teatri in Italia lo stanno facendo, soprattutto il circuito lirico lombardo coinvolge costantemente le scuole, non soltanto facendoli partecipare alla prova generale, ma anche raccontando le storie, instradando. Così che l'opera lirica non è vista come un mostro incomprensibile, ma come un linguaggio sempre attuale e da scoprire ancora meglio. Certo. E quali sono i suoi rapporti con i registi? Fantastici. Io sono sempre stato dell'avviso che il direttore d'orchestra non è un'entità che, chiedo scusa per il termine entità, ma mi è venuto così, non è un'entità che arriva all'ultimo momento, dirige e se ne va. Il direttore d'orchestra è una pedina, è un tassello nel mosaico della costruzione di uno spettacolo. Per cui io, finché posso, ovviamente, perché non ho il dono dell'ubiquità, ma finché posso, io partecipo, a stretto contatto con il regista dalle prime prove di regia. Così che i cantanti, oltre ad ottemperare ai desideri registici, possano vedere nel direttore d'orchestra un punto di riferimento che li guida e che magari comincia a dare consigli anche estemporanei per facilitare il lavoro. E poi ovviamente bisogna trovare nel regista un compagno, un alleato per seguire uno scopo comune. Certo. Torno un attimo indietro, sul discorso della situazione dei teatri italiani per farle una domanda. Ce la senti di dire qualcosa in merito alla querela che si sta vivendo in questi giorni al Teatro dell'Opera di Roma? Ah, Cosa ne sì. pensa? Situazione difficile, nel senso che è un po' la cartina di tornasole probabilmente di quello che stiamo vivendo al giorno d'oggi. Io credo che sia per l'Opera di Roma come per gli altri teatri, sia necessario rivedere un po' tutto il sistema e valutare delle nuove strategie affinché tutti si sia. È una risposta un po' politica quella che sto facendo, ma tutti si sia in. Come dire, si venga messi nella possibilità di lavorare serenamente. Il messaggio, probabilmente il maestro Muti è stato molto chiaro, e è la rappresentazione un po' mediaticamente molto, come dire, forte dell'insofferenza del nostro sistema attuale. Io credo che con delle nuove strategie, proprio politiche organizzative, tutto si possa mettere a posto velocissimamente. Speriamo, ce lo auguriamo tutti. Assolutamente sì. Quali sono i direttori d'orchestra del passato che preferisci? Ne ha qualcuno in particolare, qualche punto di Ah, riferimento intoccabile? sì, è una domanda molto particolare. È come quando mi viene chiesto preferisci Verdi o Puccini? Lo so, sono quelle domande che sono poco più che un gioco, Sì, insomma. assolutamente. Io, allora, credo che se un direttore d'orchestra è diventato un grande è perché grande è nella sua unicità. Per cui io non posso dire in termini di preferenza mi piace più questo che quello. Posso dire che fin da quando ero giovane, giovanissimo, sono stato ammaliato da diversi, come dire, concettuali approcci della partitura. E approcci alla partitura dei grandi direttori d'orchestra. Non si può dimenticare come possiamo dire, il grande scavo intellettuale di Dimitri Mitropoulos nei confronti delle partiture, soprattutto sinfoniche. Non possiamo dimenticare ciò che Claudio Abbado ha dato alla direzione d'orchestra in termini di modernità.
Non dimentichiamoci che lui va a Berlino e mette mano a Mahler, a Ligeti, a Bruckner, in termini più moderni, affronta l'avanguardia. Lo stesso Rattle dice: portiamo il jazz a Berlino, portiamo i berliner per le strade. Ognuno ha dato il proprio apporto. Da un punto di vista proprio di ispirazione, io credo che un direttore giovane non debba mai, permettetemi il termine, scimmiottare qualcuno. Deve sempre carpire il messaggio, il modo di approcciarsi a un pensiero, ma poi farlo suo. Io non disdegno neanche l'ascolto dei CD. Adesso noi abbiamo un supporto che diversi decenni fa non esisteva, ma nel momento in cui tu rievochi ciò che qualcun altro, come dire, il pensiero o il modo di operare di qualcun altro senza creartene uno tuo, allora lì si stai facendo male. Ma ascoltare un CD e capire come Sinopoli si avvicinava alla musica di Wagner o di Mahler, o come lo faceva Bernstein, o come lo faceva Karajan, questo è assolutamente importante, quindi fare tesoro di tutto ciò che i grandi ci hanno lasciato e donato. Adesso, visto che siamo qui, abbiamo fatto molte domande sulla tecnica, proprio sulla direzione d'orchestra, sull'opera, ne approfitterei per conoscere un pochino meglio, fare qualche domanda un po' più leggera. Per esempio, che cosa fa Giampaolo Bisanti nel tempo libero? La risposta è: ma il tempo libero non ne ho. Glielo dico paro paro. io sono molto eclettico, nel senso che a me piace. Pensate che io quando ero piccolo prendevo tutti i tram di Milano perché volevo vedere, mi piacevano i tram e mi piaceva vedere dove andavano. Che percorso facevano questi tram. Io ho avuto mi piaceva molto la chimica. Mi piaceva molto la filosofia e adesso che di tempo libero, grazie al cielo, non ce n'è, i piccolissimi ritagli che ho di tempo monto sulla mia moto e vado in giro. Io sono un appassionato di motociclette. Bellissimo. Sì. Poi, vabbè, partendo da Milano ci sono... C'è di tutto. Bellissimi percorsi da fare, i laghi. In Sardegna me la sono portata proprio con le spedizioni, mi sono fatto 2 mesi e mezzo di Sardegna quando... eravamo in produzione di Turandot, proprio in giro per la Sardegna, solo ed esclusivamente Ducati. Beh, poi Sardegna fuori stagione, in moto, è uno spettacolo. È una meraviglia. Solo Ducati. Io sono assolutamente, assolutamente fissato con le Ducati. Io invece avrei un'altra curiosità personale. Lei ha detto che comprende i cantanti, anche perché suo papà aveva una bella voce da tenore. Però io so che c'è anche un'altra ragione, lei nasce cantante. Sì. Ce lo deve, qui non si può scappare, diciamo, ormai il web non nasconde più nulla. Il web è terribile e svela tutto. Ma ne vado anche fiero, nel senso che è stata un'esperienza meravigliosa della mia vita e tra l'altro mi ricordo tanti dettagli come se fosse accaduto ieri. Adesso faremo vedere agli amici di Opera Click la clip della sua partecipazione al segreto. Persino alcuni coristi dell'opera di Stoccolma appena mi hanno incontrato sono venuti col telefonino a farmi vedere il mio facciotto a 4 anni quando ho fatto lo Zecchino d'Oro. Cosa cantava? Riccardo Cuor di Leopardo. Ecco, Riccardo Cuor di Leopardo. Il papà ci spinse. Tra l'altro devo dire una cosa, ai tempi entrare allo Zecchino d'Oro, cioè essere ammessi alla competizione, non molto era facile, difficile. Infatti. Era molto Ricordo difficile. Bene. Ci volevano agganci, conoscenze. Sì, sì, sì. Mio papà è andato diretto, ha detto: questo è mio figlio. E io praticamente mi ricordo addirittura il coaching della Maria Leventre, sì, che lei era praticamente il deus ex machina di quella, sì, rappresentazione. Era ancora bello che c'era il bianco e nero, c'era, certo, Cino Tortorella, sì, e mi ricordo come lei, il modo in cui lei insegnava a un bambino di 4 anni. Ne parlano tutti bene di Maria Leventre. Adesso probabilmente lo Zecchino d'Oro si è anche, seguendo un po' l'andamento dei tempi, si è un po' modernizzato, si tende un po' a iperbolizzare il tutto al giorno d'oggi. Una volta c'era un microfono, un coretto dietro, la Maria Leventre che dirigeva e Cino Tortorella che...
Però che presentava. Devo dire che ascoltando quella registrazione, tra l'altro l'ho riascoltata proprio recentemente, sì, perché sono andato a cercare un po' di cose sul suo conto, ovviamente, sì, e devo dire che si notava già una musicalità innata, c'erano tutti gli ingressi perfetti. Questo non è vero. Come perché no? Io purtroppo in quel video mi sono confuso, ho attaccato il ritornello e dovevo aspettare, ecco. Infatti la Maria Levente mi ha fulminato, d'altronde un bambino di 4 anni, io non saprei neanche dove partire a insegnargli una canzone o qualche cosa del genere. Sì, comunque bel ricordo. Bello. Proprio il papà voleva questo, voleva assolutamente che noi facessimo lo Zecchino d'Oro. Bene, allora a questo punto abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ci ha fatto molto piacere incontrarla. Piacere tutto mio. E le auguriamo tante belle cose, un grosso in bocca al lupo per la generale e le recite che andranno in giro sul circuito. E un saluto a tutti gli amici di Opera Click, io vi seguo sempre da anni. Complimenti per la vostra attività. Grazie mille. Grazie infinite. Arrivederci. Arrivederci.